Ben trovati un'altra puntata di Diplodia, sempre in barca, sempre a capotesta, naturalmente a pochissimi passi da Alghero. Nuova puntata di... Ben trovati questa nuova puntata di Diplodia, non so dove siamo, ho il cervello. No, dai che la facciamo bene adesso. Ben trovati nuova puntata di Diplodia, siamo sempre qui in mare, in barca e siamo esattamente a capotesta, pochissimi chilometri. Secondo me, scusa, siamo a capocaccia. Io cosa ho detto, scusa? Perché siamo venuti via da capotesta. No, ma io cosa ho detto, scusa? Capotesta. Ho detto capotesta o capocaccia? Ho detto capotesta. Ho detto capotesta? Capotesta. Vabbè, noi tagliamo e diciamo capocaccia. Va bene, testa. Un'altra, ne facciamo un'altra, vai. Ben trovati amici di Diplodia, sempre in barca da Punta Tramontana per parlare di musica, per parlare Punta di... Punta Tramontana? Punta Tramontana? No. Dove siamo, scusa? Ma qua siamo vicino a Tramariglio. Secondo me stai... A Tramariglio? Hai sbagliato punta, cioè no. Come ho sbagliato? Ma scusa, dove siamo? A Tramariglio. E quindi? E quindi non è Punta Tramontana. Tu hai detto Punta Tramontana. Ho detto Punta Tramontana. Hai detto Punta Tramontana. Scusa, rifacciamo anche questo, se te lo dico. Hai sbagliato, Non mandare in onda sta roba qua tu, eh? Non mandare in onda, ok? Mi fido di te, Lello. Sii una persona seria, ok? Io l'avrei mandata in onda. Facciamo tu. Ben trovati, nuova puntata di Diplodia. Siamo a pochi passi da Alghero, poche miglia per essere esatti. Siamo in barca insieme al nostro amico Giuseppe Idile, che tra l'altro... Idile, sì? Sì, sì, esatto. Nome d'arte, capitano, giusto? Certo. Capitano della tua vita artistica, perché l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata, intorno all'89 hai lasciato Sassari, sei partito, sei andato prima a Varese e poi in Emilia Romagna, esattamente a Reggio Emilia, dove vivi attualmente. Attualmente vivo e opero a Reggio Emilia, sono sardo in pieno, proprio sardo vero, e oramai da tanti anni appunto sono lì a Reggio Emilia, lavoro sempre nel campo della musica. Ed è appena uscito in questi giorni il mio nuovo album, che si intitola Credimi. Dopo un lungo lavoro di 2 anni siamo riusciti a portarlo a conclusione. Album che trovate in giro, io tra l'altro ho avuto modo anche di ascoltarne qualcosa nel tuo sito, ilcapitano.biz. Esatto, ho messo alcune parti, chiaramente non c'è tutto perché la produzione non era d'accordo. Tanto, guarda, i dischi non si vendono più, quindi. Sì, infatti, comunque mi hanno fatto mettere delle piccole parti per ciascuna canzone e fatto pubblicare il testo per appunto presentarlo un po' al pubblico. Guarda, io ti faccio una domanda, tu una volta hai fatto una cover di Gianni Bella, sì. Ti penso. Più ci penso, sì. In versione dance, che fece a suo tempo un po' di successo in tutta Italia, sì, no? Sì, 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 c'è stato un bel riscontro con quella canzone. Tra l'altro tu sei anche molto amico di Gianni Bella. Sì. Beh, abbiamo deciso di farla insieme questa cosa qua. Era stata fatta insieme a un ballerino rap inglese, che quindi abbiamo fatto una parte in italiano e una parte in inglese. Comunque ci siamo riallacciati a un suo vecchio successo, che era appunto Più ci penso, che... Più ci penso e più ti viene voglia. Voglia di lei. I miei pensieri scavano e raggiungono in un istante quegli occhi tuoi, quegli occhi tuoi. Dietro un velo di passioni tramontate, tu non ci sei. Però io non volevo parlare di quell'album, sì. Quanto a fare anche la differenza. A proposito, ho detto, i dischi non si vendono più, no? Io credo che quel disco sicuramente abbia venduto più di quello che vendono oggi i dischi. Quindi, io stavo parlando con dei CD, miei, anzi. Dei miei colleghi ben famosi, adesso si inizia a parlare di successo con 20.000 dischi venduti. Prima con 20.000, insomma. 20.000 non ti pubblicavano neanche. Se sapevano che il risultato diventava 20.000 copie, non si faceva neanche l'inizio della produzione, neanche la preproduzione facevano, perché un tempo si vendevano. Ci sono stati cantanti che hanno venduto milioni di dischi, cantanti nostri, nazionali, cantanti italiani. La barca si sta muovendo, adesso è passato qualcuno grosso. Sì, ci hanno sollevato un'onda niente male, adesso passa però. Dicevi?
Dicevo che forse così ci viene un po' il mal di mare a tutti, a partire dall'operatore di macchina che secondo me finisce in mare con la macchina. Vabbè, e quindi? E quindi niente, ci accontentiamo di quello che arriva, però il mio disco è molto bello a mio avviso perché, ripeto, abbiamo lavorato 2 anni e ci sono state delle collaborazioni importanti con i testi e con le musiche allo stesso tempo. Io c'ho un po' di mal di mare e quindi lo consiglio a tutte le persone che mi ascoltano. Io la scorsa puntata ho consigliato ai telespettatori, se vi capita, se avete la possibilità, di venire qui in questa zona Tramariglio. È bellissima, sì, Tramariglio. Adesso siamo a Tramariglio. Ieri eravamo a Capocasso. Ma quali ieri? Stessa giornata, stessa intervista. Ah, sì. Cioè, voglio dire, sì. No, consigliamo ai telespettatori, a chi comunque guarda la televisione, di venire in queste zone perché certo, avete visto il mare e state vedendo anche adesso le immagini, quanto sia bello venire qui. Ti faccio una domanda a proposito di bellezze naturali. Ma quanto ha influito la Sardegna e il tuo essere sardo comunque anche per la creazione poi delle tue musiche e dei tuoi testi? Beh, diciamo che il mare mi ispira, la terra mi ispira, vedere questo bel sole, questo mare, chiaramente. A me ieri è venuta una bella idea musicale, proprio ammirando il nostro mare, perché mi dà senso di libertà, senso di appartenenza a questa terra. E quindi sono felice, io così sono felice, mi viene da trasmettere agli altri questa cosa qua, io lo posso fare solamente in musica. I miei pensieri scavano e raggiungono in un istante quegli occhi tuoi, quegli occhi tuoi. Dietro un velo di passioni tramontate tu non ci sei, sono sicuro vivi ancora dentro di me, dentro di me. Ma tu intanto dove sei? Cosa fai? Ma tu resta con me. Pensieri tormentano se non sento il tuo respiro vicino a me, accanto a me. Un addio senza neppure una ragione, chissà perché, ma il potere della passione rimane qua, sì. Ferma qua. Ma tu intanto dove sei? Cosa fai? Ma tu resta con me. E noi siamo arrivati finalmente a terra, eh? È andata bene. Meno male, è andata bene. Per un attimo ho pensato... No, è stata una bellissima, delizioso, meglio di così non poteva andare, siamo andati tutti insieme, quindi certo. Abbiamo fatto una bella giornata, veramente memorabile, grazie. Io approfitto per salutare Daniela,
che tra l'altro è una di coloro che ha scritto all'interno dell'album. Quindi ciao Daniela. Ciao a tutti, ciao, è stata una bellissima giornata anche per me e speriamo di rivederci presto. Lo speriamo di cuore, grazie a tutti, grazie anche a Lello che è dietro la telecamera. Ciao capitano, ricordatevi di fare in modo che i dischi sardi comunque funzionino e che vengano anche esportati fuori dalla Sardegna. Grazie capitano. Grazie a voi, grazie, grazie a tutti. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima puntata. Die pro die. In collaborazione con...